SCP-005 non presenta rischi immediati in ogni senso diretto. Anche così, le sue funzioni uniche richiedono misure speciali intese a limitare l'accesso e la manipolazione dell'oggetto. È necessaria l'approvazione di almeno un addetto al personale di livello 4 per la rimozione dell'oggetto dalla sua area di contenimento. In apparenza, SCP-005 assomiglia a una chiave ornamentale. Mostra le caratteristiche tipiche di una delle chiavi prodotte in massa nel 1920. La chiave è stata scoperta quando un civile l'ha usata per infiltrarsi in una struttura di alta sicurezza. SCP-005 sembra avere la capacità unica di aprire ogni tipo di serratura, vedi appendice A, sia meccanica o digitale, con relativa facilità. L'origine di questa capacità deve ancora essere determinata. SCP-005 può essere usato come un sostituto per i pass di sicurezza perduti, ma solo sotto la supervisione di almeno un addetto al personale di livello 4. SCP-005 non può essere utilizzato per la riparazione di distributori, l'apertura di armadietti o per qualunque chiave di casa di scorta. La rimozione dell'oggetto dalla serratura comporterà la chiusura immediata. Mentre SCP-005 ha dimostrato di essere efficace nella rimozione di qualsiasi forma di dispositivo di bloccaggio, degli esperimenti hanno dimostrato che gli sforzi per mascherare lo scopo o identità di una serratura hanno dimostrato almeno qualche successo nel sconfiggere le abilità di SCP-005. In circa il 50% dei casi in cui un volontario non era in grado di individuare un dispositivo di bloccaggio in quanto tale, SCP-005 non è riuscito a disattivare il dispositivo. A causa di questi risultati, SCP-005 è stato provvisoriamente classificato come essere senziente e ulteriori test sono in corso per determinare le sue capacità cognitive. Tuttavia, non ci sono risultati che mostrano tutte le caratteristiche che impediscono di essere in grado di identificare qualche particolare dispositivo di bloccaggio, ma solo che il dispositivo deve essere stato ben nascosto e mascherato.